Benvenuta in questo allenamento per gambe toniche di livello avanzato della durata di circa 20 minuti. Sei pronta a fare un po' di fatica? Benissimo, ci prepariamo in ginocchio sedute con i glutei appoggiati sui talloni e ci connettiamo al nostro corpo con qualche respiro profondo e consapevole, concentrando soprattutto l'attenzione nel sentire la schiena che si riempie inspirando dal naso, si svuota espirando dalla bocca. La schiena si riempie, inspirando anche nella parte inferiore. Si svuota espirando. Di nuovo, inspiriamo. Espiriamo. Inspiriamo. Espiriamo. Ricordati di connettere il centro risucchiando delicatamente il tuo perineo e un punto sotto l'ombelico ogni volta che espiri. E alla prossima espirazione, attivando appunto perineo e punto sotto l'ombelico, sollevi i glutei, vai a metterti in ginocchio, inspirando ritorni senza appoggiarti del tutto con il peso sui talloni, espirando ti sollevi, inspirando vai a sederti. La sensazione è quella di avere una palla bella grossa sotto i tuoi glutei che si gonfia sotto di te quando ti sollevi e che tu vuoi sgonfiare schiacciandola con i glutei. La palla si gonfia e espira. Inspira per scendere, sgonfia la palla. Espira. Inspira, ultimo espira, inspira, espirando torna in ginocchio con i glutei staccati, inspirando spalle pesanti alza le braccia all'altezza delle spalle ed esegui cardine rimbalzando anziché fare il movimento lento, in questo modo. Rimbalza e inspirando torni. Rimbalza, inspira. Rimbalza, inspira. Rimbalza, inspira. Espira, inspira. Espira, inspira e un ultimo espira, inspira. Ora vai ad appoggiare lateralmente il tuo piede destro aprendo l'anca. Cerca di tenere il piede un po' più in là del tuo ginocchio, così quando espiri sposti il peso sul piede destro, quando inspiri ritorni e vai ad appoggiare la mano sinistra a terra, stacchi la gamba destra ben distesa con la punta tirata. Di nuovo torni, peso sulla destra, spingi bene in fuori dietro di te la coscia destra e il ginocchio destro in modo tale da non creare strane distorsioni nel ginocchio. E inspirando appoggiati con la mano, allunga tutto il corpo su un'unica linea, tira, tira, tira. Espira, vai. Inspira, torna. Espira. Inspira. Continua lo stesso esercizio. Quando inspiri allungandoti resti ed espirando fai un calcio laterale, martello avanti, punta dietro, riallinea la gamba ed espirando peso sul piede destro, inspira allungati, espira calcio avanti, inspira dietro e riallinea la gamba, espira peso sulla destra. Inspira, distendi, corpo super leggero, tieniti dal centro, avanti. Inspira dietro.
Espira peso sulla destra. Inspira, torna. Espira, calcio. Inspira, dietro. Resta poi appoggiata sul tuo braccio sinistro e solleva un pochino di più la tua gamba destra. Disegna ora dei grandi archi con la tua gamba destra super allungata. Scendi avanti, solleva la gamba più che puoi, come se superassi un ostacolo, e vai dietro. E avanti espirando, dietro inspirando. Avanti e dietro. Avanti e dietro. Avanti, dietro, avanti e dietro. Ora riallinea la tua gamba, stendi anche la gamba sinistra in modo da trovarti in plank laterale, appoggia poi la mano destra a terra e ti ritroverai in plank. Inspira in questa posizione ed espirando a gomiti molto stretti scendi lentamente verso terra, tieni stretti i glutei, tieni la pancia, scendi piano 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 fino a ritrovarti a pancia in giù. Da qui distendi le braccia oltre la testa, rilassa le tue spalle, attiva il centro del corpo e sollevati con tutti e quattro gli arti e anche con il torace. E comincia a fare swimming, braccio opposto alla gamba, una gamba scendono e gli altri si sollevano e scambia. E ovviamente essendo di livello avanzato puoi subito iniziare a farlo in velocità, se appunto la coordinazione ti consente di eseguire questo esercizio con facilità. L'importante è sempre mantenere il centro attivo e il respiro fluido. Ricordati il mento leggermente indentro per non soffrire di cervicale. Ancora un respiro. E poi rilassa tutto il corpo a terra e vai a posizionarti nella posizione del bambino per 3 respiri belli profondi. Scivolando poi sul materassino ti sdrai nuovamente a pancia in giù. Piega le ginocchia, afferra le tue caviglie con le mani e quando inspiri la prossima volta sollevati con tutto il corpo, spingi la testa e i piedi verso il soffitto più che puoi, su su su, altissima. Inspira, espira. Idealmente poi da questa posizione puoi iniziare ad oscillare avanti e indietro come se fossi una sedia a dondolo. Ovviamente se ancora il tuo corpo non te lo consente, semplicemente mantieni la posizione e lavora sull'allungamento. Altrimenti continua a dondolare. E rilassati, posizione del bambino. Poi vai a metterti in ginocchio nuovamente, apri la tua gamba sinistra, piede poco più in là rispetto al ginocchio, mani sui fianchi. Allunga bene la schiena ed espirando peso sul piede sinistro, inspirando mano a destra a terra, allunga la gamba sinistra e stacca dal pavimento. Espira peso sul sinistro, inspira distendi
Espira. Inspira. Espira, sentiti sempre leggera e sostenuta dal centro. Espira. Inspira, punta tirata. Dal prossimo aggiungeremo anche il side kick. Espira, vai avanti. Inspira, mano a terra. Espira, calcio avanti. Inspiro, punta indietro. E di nuovo, espira, peso sulla sinistra. Inspira, leggerissima mano a terra. Espira, calcio avanti. Inspira, tira dietro. Espira, vai. Inspira, torna. Espira, calcio. Dietro. E ancora, avanti. Torna. Calcio avanti. Indietro. Un'ultima volta. Peso sulla sinistra. Torna. Calcio. E dietro. E resta con la gamba allineata. Se hai bisogno di una piccola pausa, prenditela. Poi solleva un po' di più la tua gamba sinistra e comincia a disegnare degli archi, andando avanti espirando, andando indietro inspirando. Avanti espirando, immagina di superare un ostacolo, inspira indietro. Ricorda di isolare il più possibile il movimento della gamba dal resto del corpo. L'ultima volta avanti, indietro, riallineati, vai in plank laterale, stringi bene le gambe, le caviglie, le cosce tra di loro e poi plank, scendi lentamente a terra e quando sei arrivata giù ruota su un fianco e poi sdraiati a pancia in su. Tieni le braccia lungo il corpo e unisci i tuoi piedi sollevando le gambe a squadra. Espirando vai in rollover, mani sotto il tuo bacino, inspirando le gambe restano unite, vai in candela. Cerca di sostenerti sempre dagli addominali, dei glutei in modo da alleggerire il più possibile il peso delle gambe e comincia a fare delle ampie sforbiciate. Espira. Inspira e scambia, espira. Inspira, chiudi, espira, apri. Inspira, chiudi, espira, apri. Inspira, espira. Inspira, espira. Inspira, espira. Inspira. Espira. Inspira. Espira. Inspirando chiudi le gambe, portale oltre la testa appoggiando i piedi a terra nella posizione dell'aratro. E di nuovo con i piedi uniti risali in candela. E questa volta comincia a fare una sforbiciata e poi una grande pedalata. Per poi scambiare e ritrovarti in un'altra spaccata e pedala. Trovati in spaccata, allunga le gambe e poi pedala. Trovati in spaccata, allunga le gambe e poi pedala. E mano a mano che prendi confidenza con questa sensazione di allungamento delle gambe, inizia ad aumentare leggermente di più la velocità dei movimenti, mai comunque in maniera frenetica. Sempre con consapevolezza e capacità di ascolto di quello che stai facendo. E sempre allo stesso modo, ovviamente, inverti la direzione del movimento. Ancora per 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ritorna in candela e poi in rollover.
Appoggia le mani a terra e srotola con controllo la colonna vertebrale. Quando sei arrivata con i glutei sul materassino, appoggia i piedi leggermente separati tra di loro ed esegui 3 shoulder bridge. Espira. Inspira. Espira. Inspira. Espira. Inspira. Ora la prossima volta che risali in shoulder bridge, sollevi prima di tutto la tua gamba destra, la punti verso il soffitto e spingiti su con la sinistra espirando. Spingi forte anche con le braccia. Inspira per scendere. Espira, sali. Inspira, scendi. Espira, sali, resti su e la tua gamba destra scende e sale per 3 volte allineandosi alla coscia sinistra. Per 3, 2, 1, srotola la gamba. Appoggia il piede destro a terra e solleva la gamba sinistra. Inspira per prepararti. Espira, sali in shoulder bridge. Inspira per scendere. Sali espirando. Scendi inspirando. Sali espirando. Inspira restando. Espirando scendi con un calcio. Inspira, sali. Espira, scendi, inspira, sali. Espira, scendi, inspira, sali. Espira srotolando la schiena a terra. Abbraccia le ginocchia al petto per un respiro. E preparati con le gambe a tavolino unite, piedi a martello, busto leggermente sollevato con le braccia staccate da terra. Andiamo ad eseguire double leg stretch. Espira 8. Inspira 7. Inspira 6. Inspira 5. Inspira 4. Inspira 3. Inspira 2. Inspira 1. Inspira. Testa a terra, porta le ginocchia a terra da un lato, apri le braccia all'altezza delle spalle e guarda in direzione opposta alle tue gambe e respira profondamente in questo twist. Rilassa il tuo corpo. Alla prossima inspirazione porta le gambe in centro ed espirando scendi dall'altro lato. Poi quando torni in centro, inspirando, metti le mani sulle tue ginocchia ed inizia a disegnare delle circonduzioni con le cosce guidando il movimento con le tue mani. Ogni tanto alterna la direzione e lascia che tutto il corpo continui a lasciare andare le tensioni se se ne sono create in eccesso. Nel frattempo ne approfitto per ricordarti che è importantissimo lavorare sulla qualità dei tuoi movimenti. Quindi se ancora non l'hai fatto, vai a dare un'occhiata agli esercizi del modulo L'ABC comincia da zero e dai una ripassata a quelli che sono gli esercizi di base del repertorio, dalla base all'avanzato, anche solo
dando un occhio proprio veloce, senza provare, ma un occhio veloce a quello che sono le basi fondamentali per muoversi correttamente, quindi per esempio le gambe a tavolino, come eseguire ab prep, come eseguire correttamente un double leg stretch e così via, in modo tale da rinfrescare un po' la memoria e riuscire a lavorare con maggiore qualità, anche se sei di livello avanzato e quindi queste nozioni pensi di averle già acquisite. Un passo indietro te ne fa fare 10 avanti. Quindi ora ruota su un fianco, vai a sederti nella tua postura migliore e concludiamo questa lezione con 3 respiri finali. Inspiriamo, espiriamo. Inspiriamo, espiriamo. Inspiriamo, espiriamo. E come sempre fammi sapere com'è andata con un commentino qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo video. PS, se hai qualunque domanda riguardante gli esercizi, non esitare a contattarmi. Alla prossima!